Mister, seconda vittoria stagionale per la Virtus Cup, un 2-0 contro il Rieti. Facciamo un bilancio di questa gara. Mi aspettavo una partita del genere, soprattutto perché conosco ormai bene le mie ragazze. Purtroppo non siamo riusciti a tenere lo stesso ritmo della partita di domenica scorsa a Roma. È una cosa su cui dobbiamo lavorare, il fatto di adattarci all'avversario. Infatti Rieti è venuto a fare qui la sua onesta partita difensiva e noi soprattutto nel primo tempo non siamo mai riusciti ad alzare il ritmo, che era quello che avevo chiesto alle ragazze. Abbiamo sbagliato anche un po' a livello tecnico, però di positivo c'è il risultato, le solite palle gol sprecate, però dobbiamo lavorare sull'intensità e di affrontare tutte le gare nello stesso modo, a prescindere dall'avversario. C'è da lavorare su molti aspetti. Il primo è quello, è l'aspetto mentale, l'atteggiamento mentale in partita, perché a livello tecnico, a livello tattico, le ragazze si impegnano molto durante la settimana, poi bisogna trasformare quanto di buono stanno facendo già ormai da tre settimane a questa parte, bisogna poi trasformarlo in campo per ottenere i risultati e non incappare in quelle sconfitte in cui siamo incappati nelle prime uscite. Ad esempio a Pescara ricordo che ci abbiamo messo molto di nostro nella sconfitta. A Roma invece, al cospetto di un avversario quotato con delle giocatrici, uno staff, un roster molto preparato, ce la siamo giocata e purtroppo non è andata bene. Però a livello di l'atteggiamento che deve essere sempre al massimo. Il primo tempo è stato abbastanza, un po' più difficile del secondo, perché abbiamo creato delle situazioni in cui eravamo favorite ovviamente davanti porta, però ovviamente è sempre il nostro problema, concretizziamo poco, però poi tramite anche i consigli del mister abbiamo sviluppato un gioco un po' più tranquillo, ovviamente puntando su quelli che erano i loro gap, quindi siamo riuscite a fare il secondo gol, perché insomma restare 1-0 in una partita del genere è sempre un po' particolare. Il momento come a Roma, cioè sino all'ultimo molto tirato, poi per disattenzioni molto molto piccole abbiamo subito gol, quindi meglio com'è andata insomma. A sbloccare le marcature quest'oggi sei stata tu, sei tornata a segnare in questa stagione. Quanto è bello veramente segnare davanti al proprio pubblico, magari farlo in un momento così delicato come poteva rappresentare quello del primo tempo. È sempre bello, soprattutto, altrimenti penso che non faremmo questo sport, però questo è stato il primo gol della stagione, dopo tutte queste partite mi sembra anche un po' strano, non mi era mai capitato, però tutto nuovo, obiettivi diversi. Mister mi sta provando anche in altre posizioni, quindi è un po' di rodaggio serve, però è sempre bello segnare. Adesso andiamo a vedere la prossima settimana, ci sarà il derby contro l'Altamura, sarà un derby molto difficile, la squadra avversaria è ben preparata, come arriverà la Virtus Cup? Da qualche settimana a questa parte ci stiamo allenando con intensità sempre più alta, la qualità aumenta sempre di più, quindi l'auspicio è quello, è sempre quello di arrivare dinanzi ad una squadra che è ben organizzata, l'obiettivo appunto il nostro è quello di arrivare allo stesso modo. Sicuramente sarà un bel derby, tutti i derby sono sentiti, è da qualche anno che contro l'Altamura c'è sempre un clima molto particolare, la tifoseria si sente ed è sempre bello.